Un saluto a tutti voi dall'ingegner Francesco Pugi. Vi E dall'ingegnere Alessio Francioso. presentiamo la nuova versione 2014 di PCM che introduce un ambiente strutturale totalmente innovativo per lo studio dei cinematismi di collasso, che come sapete costituiscono una tappa fondamentale nel processo progettuale relativo agli edifici esistenti. Vi abbiamo quindi preparato una serie di video dove illustreremo le diverse funzionalità. Ecco, vedrete quindi che l'analisi dei cinematismi si può condurre sul modello reale 3D, lo stesso modello che è stato originato dalla fase architettonica. La fase architettonica è propedeutica sia al modello strutturale che gli utenti di PCM già conoscono, sia al modello cinematico. In questa maniera è garantita la coerenza fra tutte le fasi dell'analisi dell'edificio. Ecco, rispetto ad alcuni metodi tradizionalmente applicati in analisi cinematica, PCM presenta alcune innovazioni abbastanza importanti. Non è richiesta la presenza di un CAD esterno, quindi ha tutte le funzionalità al suo interno, PCM, per consentirvi la modellazione personalizzata. Ecco, poi non si tratta di ambienti 2D dove il 3D viene usato semplicemente come restituzione grafica. Il 3D invece è proprio l'ambiente in cui specifichiamo i vari aspetti dei cinematismi. Inoltre, non è necessario fare alcuna semplificazione relativamente alle aperture, alle connessioni fra muri e alle superfici di distacco. Vi è una totale libertà progettuale e questo, a nostro avviso, è un obiettivo molto importante che PCM è riuscita a conseguire. Bene, cominciamo quindi a conoscere la modalità con cui è organizzata l'analisi cinematica in PCM. Facciamo ora un cenno al modello architettonico, da cui appunto partono sia il modello strutturale, per chi ha la versione professionale appunto di PCM, sia la parte cinematica attraverso la creazione dei corrispondenti modelli. Sì. Quindi il modello strutturale e quello cinematico, un breve cenno al fatto che condividono alcune schede di dati fondamentali che riguardano l'azione sismica e i parametri di calcolo, i cui valori devono essere ovviamente coerenti per tutte le fasi di analisi. Cominciamo quindi a Esatto. conoscere la scheda cinematismi. Sì, la scheda cinematismi è la parte dell'interfaccia dedicata all'analisi cinematica. E si compone di diversi gruppi che permettono la definizione dei vari cinematismi. Un pulsante permette la creazione di un nuovo cinematismo e degli strumenti di taglio dei corpi permettono appunto il taglio dei corpi provenienti dai muri definiti nel modello architettonico per poter poi selezionarli e abbinarli al cinematismo. Ecco, Il taglio. volevo un attimo osservare che questi strumenti di taglio sono davvero innovativi, cioè permettono la generazione delle parti sottoposte al cinematismo, quindi ai vari tipi di ribaltamento, anche indipendentemente da quelli che sono i muri originariamente inseriti. Ovviamente questi possono già essere corpi ribaltanti, ma a partire da questi si possono ottenere alcune sottoparti dei muri stessi legate proprio ai piani di frattura, come avremo modo di vedere appunto nelle applicazioni anche dei successivi video. Sì, il taglio può avvenire secondo due metodi. Il primo prevede la definizione di una polilinea che individua il profilo del taglio lungo una parete. È un metodo molto avanzato che permette anche di seguire l'effettivo stato fessurativo dell'edificio. Bene. Un altro metodo è rappresentato dall'individuazione di un piano passante per tre punti per effettuare un taglio, ad esempio, per modellare un cantonale Certo. di distacco. Bene, un altro gruppo ci permette di definire il cinematismo. Si parte con la definizione dei vincoli, quindi a seconda del tipo di cinematismo, sia esso un ribaltamento semplice oppure la flessione di una parete vincolata ai bordi o il ribaltamento di una parete a doppia cortina, e come vedremo, insomma, nei prossimi video affronteremo uno ad uno tutti questi tipi di cinematismo. Comunque questo comando ci permette appunto di definire gli assi di rotazione dei corpi. Ecco, quelli che sono quindi in sostanza i vincoli cinematici formati appunto dagli assi e da eventuali punti che per esempio devono rimanere in contatto fra corpi diversi durante il moto del cinematismo. Esatto. Proseguiamo quindi con
la selezione dei corpi che partecipano al meccanismo. Una volta che sono stati definiti, abbiamo detto, siano essi i corpi provenienti dai muri oppure risultanti da eventuali tagli effettuati sull'edificio, questo comando ci permette di selezionare quali sono i corpi partecipanti. Ed è inoltre possibile visualizzare un'anteprima del movimento. Questo è molto importante per assicurarsi che la modellazione sia stata effettuata correttamente e che tutti gli elementi in gioco siano stati considerati. Sì, infatti, come vedremo, il movimento poi trascinerà con sé i carichi agenti sulla struttura stessa e questo ci darà modo di avere una conferma anche proprio visuale di quelle che sono le forze in gioco. Questi carichi come vengono rappresentati? I carichi sono delle forze puntuali o distribuite che sono associati a diversi elementi del modello. Un elemento capace di raccogliere e quindi distribuire ai corpi un carico puntuale è rappresentato dal punto materiale. Il punto materiale viene definito automaticamente nel baricentro dei corpi in modo da raccogliere il peso proprio di questi corpi, ma può essere anche definito manualmente dall'utente aggiungendo un nuovo punto per definire una forza in una posizione specifica. Ecco, è un carico quindi concentrato, in questo modo noi siamo in grado di definire qualunque tipo di azione applicata su un punto della struttura. Ora facciamo un'osservazione molto rapida ma molto importante, che queste forze sono a validità generale su tutta la struttura, quindi saranno poi i singoli cinematismi che le intercettano o meno a seconda della loro geometria. È un fatto molto importante perché parlando per esempio anche di catene, così come dei punti materiali, ecco, in questo caso, una volta inserita la catena nella reale posizione, essa entrerà in gioco o meno a seconda del fatto che venga intercettata dalla geometria del cinematismo. Quindi vi è una coerenza su tutta la schematizzazione 3D dell'edificio. Sì, infatti catene e nastri di rinforzo rappresentano l'altro strumento a disposizione dell'utente per diciamo, creare delle forze stabilizzanti al meccanismo. Bene. Un altro contributo al modello cinematico è rappresentato dai solai. I solai non sono altro che le entità che avevamo già modellato nel modello architettonico e che, mantenendo la costante coerenza dal punto di vista della distribuzione dei carichi sono visibili anche nel modello cinematico. I carichi sono distribuiti alle linee di contorno del solaio e attribuite automaticamente ai corpi del modello. Benissimo, quindi i carichi derivano da solai che inseriti nei modelli architettonici hanno prodotto sia i solai strutturali con le carichi sulle aste che vengono definite in quella parte lì del software, sia però questi carichi che invece vengono adottati appunto direttamente per i ribaltamenti. Facciamo un cenno anche alle modalità di colorazione delle strutture. È possibile visualizzare i corpi partecipanti con un colore personalizzato, in modo che siano subito riconoscibili rispetto ai corpi non partecipanti, ma è sempre possibile anche visualizzare il colore originale del materiale di cui è composto questo corpo, sia che sia un corpo partecipante, sia che sia un corpo non partecipante. Poi c'è Quindi anche con un questi. pulsante, ecco, c'è anche un pulsante di verifica poi Sì, nella barra degli un'altra strumenti. modalità di colorazione infatti è rappresentata dalla colorazione secondo la verifica, che ci permette di, secondo che il colore sia verde oppure rosso, con varie tonalità legate al coefficiente di sicurezza raggiunto, ci permette di capire se la verifica allo stato limite ultimo o di danno è stata soddisfatta oppure no. Ecco, una verifica che poi sarà la leggenda stessa, come vedremo anche nelle applicazioni seguenti, che ci mostra in alto a sinistra. Bene, ora un breve cenno a quelli che sono i riferimenti bibliografici su cui ci siamo basati, più che altro per quanto riguarda la teoria. Abbiamo una pubblicazione, il repertorio dei meccanismi di danno della Regione Marche, che è un classico del settore, e due volumi che volentieri segnaliamo: Analisi strutturale per il recupero antisismico di Cangi, Caraboni e De Maria, e il manuale delle murature storiche con direttore scientifico Antonio Borri, due opere davvero di fondamentale importanza in questo campo. Bene, vi diamo appuntamento al video successivo dove inizieremo a entrare nel dettaglio dei cinematismi di collasso.